questo nuovo tutorial vi mostrerò come realizzare questo maglioncino corto che io ho deciso di chiamare maglioncino delizia e che ho realizzato in doppia faccia, se così vogliamo dire, da un lato il colore panna o un bianco opaco, in realtà, e dall'altro il colore senape. Il filato che ho utilizzato è il meraviglioso filato della Dianwool Linea Colosso. È questo gomitolone grande che vedete, è un filato che è 80% lana e 20% acrilico e si lavora con degli uncinetti grandi, ossia quello del 6 o quello del 7. Io ho lavorato per tutta la lunghezza e per tutta il maglioncino sempre con l'uncinetto il numero 6, ma se avete una mano stretta vi consiglio l'uncinetto il numero 7. Questi sono i due colori che ho usato io, ma voglio farvi vedere anche un altro tipo di accostamento che potreste fare, che è questo, ossia unire il grigio con questa sorta di marroncino, anche se dal coso sembra rosso, ma in realtà è un marroncino, una sorta di mattone, se vogliamo dire. È un bel abbinamento anche questo. Naturalmente non dovete fare per forza la maglia come me doppio colore, potete anche scegliere di farla monocolore, oppure potete anche scegliere di fare la parte centrale, quindi due rettangoli che vanno avanti e indietro di un colore e le maniche di un altro. Potete sbizzarrirvi a fare questa maglia come più vi piace, questo maglioncino come più vi piace. Vi dico inoltre che io, per poter realizzare questo, che è una taglia S, ma come potete vedere mi va larga perché io sotto intendo metterci le camicie, quindi ho bisogno di un maglioncino largo in modo tale che non mi stringa, ho utilizzato un totale di 600 grammi. 300 color senape, 300 color bianco. Per una taglia M vi occorrono 800 grammi, quindi 400 per ogni lato. Per una taglia L vi occorre 1 kg, quindi 500 per ogni lato. Questo se lo volete largo come me, quindi che vi va bello largo e non vi stringe, con delle maniche comunque larghe, come potete vedere, mi va larghissimo, infatti la camicia sotto non mi dà per nulla fastidio. Però se lo volete fare più lunga, quindi fare un bordino sotto che potete fare o facendo lo stesso motivo della maglia o un giro di dei giri di maglie alte, vi conviene andare a prendere un gomitolo in più del colore con cui volete allungare la vostra maglia. Io ho come bordino fatto soltanto due giri di maglie basse, ma giusto per rifinire tutto e non volevo fare proprio un bordino né stringere, perché come vi ho detto volevo che la maglia restasse bella larga. Per quanto riguarda la lavorazione è semplicissima, è un giro che va sempre a ripetere ed è un punto che io adoro tantissimo e infatti l'ho utilizzato anche per la maglietta Colors. Quindi si vanno a fare due rettangoli che devono essere lunghi dal punto vita qui al punto vita dietro, quindi passando anche per le spalle, e larghe dal centro fino al vostro fianco, diciamo quindi la larghezza della spalla. Si vanno a fare questi due rettangoli che poi vanno cuciti sia avanti che dietro. La cucitura avanti è più bassa rispetto a quella che è dietro e naturalmente io nel video vi do tutte le indicazioni. Una volta fatto questo, e si vanno a cucire anche lateralmente, si vanno a fare le maniche. Le potete fare anche più corte, tre quarti, lunghe, come preferite. Io ho preferito farle lunghe perché comunque le camicie sono un po' più leggere rispetto ai lupetti, quindi preferisco averle lunghe. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla e se così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferozzare, oppure mi potete taggare su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro maglioncino io utilizzerò il filato della Dianwool in linea colosso e utilizzerò due colori, il colore senape e il colore bianco opaco. Lavoreremo due rettangoli, ogni rettangolo parte dalla vita avanti e fino alla vita dietro, passando per le spalle, quindi facciamo un rettangolo che ci faccia dalla maglia, da una metà della maglia che va davanti fino a dietro. Io non voglio fare una maglia lunga, la voglio fare corta perché deve andare sopra delle camicie, quindi mi va bene che sia a metà corpo, quindi all'altezza vita e non lunga i fianchi. In quel caso, se lo volete fare lunga fino ai fianchi, dovete andare a mettere più catenelle a seconda della lunghezza che volete fare. Io lavorerò con l'uncinetto del numero 6 e come vi ho detto andrò a fare due rettangoli, uno col color panna, uno col color senape. In questo momento io ho montato 11 catenelle, ma per il mio rettangolo ne andrò a montare un totale di 96, 93 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 3 più 1, quindi a seconda della misura a cui dovete arrivare mettete tante catenelle.
tenendo presente che dovete fare questo multiplo di 3, quindi 3, 6, 9, e alla fine dovete aggiungere una catenella. Questo perché vi serve per avere l'inizio del giro uguale alla fine. Il giro che andremo a fare poi è il giro che andremo sempre a ripetere, un unico giro, perché farò in modo che sia il modello e l'alternanza di colore a fare in modo da rendere speciale questa maglia più che il punto. Quindi il punto è un punto molto semplice e basilare. Quindi andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi 1 2 3. Prendo il filo, entro nella prima catenella delle mie 11 e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e di nuovo vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2. Questo è quello che bisogna fare per tutto il nostro giro, quindi si saltano 2 catenelle, si entra nella terza e si vanno a fare 2 maglie alte, 1 e 2. Ancora si alzano, si saltano 2 catenelle, si va nell'ultima e si vanno a fare 2 maglie alte, 1 e 2. Quindi questo è quello che si fa per tutto il giro. Avevo fatto una catenella in più, ok, ho sbagliato a fare i conti. Comunque, quindi questo è quello che si fa per tutto il giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare lo stesso motivo e vi fa lo stesso giro facendolo in questa maniera. Andiamo a fare una maglia bassissima all'interno delle 2 maglie alte e andiamo a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, rientriamo dentro e andiamo a fare un'altra maglia alta. Prendiamo il filo, andiamo nel gruppo di 2 maglie alte successive, entriamo tra le 2 maglie alte e di nuovo andiamo a fare 2 maglie alte, 1 e 2. Ancora andiamo nel gruppo successivo, andiamo a fare 2 maglie, 1 e 2. Ancora andiamo nell'ultimo gruppo, andiamo sempre tra le 2 maglie alte e facciamo le 2 maglie alte, 1 e 2. E continuiamo così fino ad arrivare alla larghezza che ci serve. La larghezza del rettangolo deve essere la larghezza della vostra spalla, ossia dal collo alla spalla. Dovete fare un rettangolo tanto largo e in realtà se avete i fianchi più larghi delle spalle, allora andate a fare questa larghezza di questi rettangoli quanto è la larghezza del vostro metà fianco, partendo dal centro fino all'esterno. Quindi dal centro, diciamo che questo è il vostro corpo. Dovete, questa è la spalla, o la fate larga quanto la spalla, o se avete i fianchi più larghi andate a farla più larga. Quindi qua parte il vostro rettangolo, dovete procedere in questa maniera, quindi facendo questi giri che vi ho, il giro che vi ho mostrato, fino ad arrivare a superare i fianchi. A quel punto potete smettere e andare a fare il secondo rettangolo. Io quindi continuerò adesso a lavorare questo il mio rettangolo, vi dirò alla fine quanti giri ho fatto io e come poi andarli a cucire e poter fare le maniche. Ho terminato i 2 rettangoli, ho lavorato per 14 giri e poi li ho ripiegati su se stessi e sono andata a cucirli. Li ho cuciti dietro per un'altezza di, mettiamo il metro così vi faccio vedere bene, sono andata a cucire per 38 centimetri, mentre lateralmente ho cucito meno, lasciando liberi un totale di 8 dei miei archetti di due, cioè dei miei gruppi di 2 maglie alte. 7 vanno davanti, 7 vanno dietro, l'ottavo sta sulla spalla. Quindi ripeto, ho lavorato i 2 rettangoli, sono andata a lavorare per 14 giri, poi li ho ripiegati su se stessa e sono andata a cucirli. Mi raccomando, per quando andate a cucirli, dove avete la striscia di catenella va in mezzo, mentre la lavorazione quindi parte dalle catenelle e va verso l'esterno, in modo tale che qui adesso che andremo a fare la lavorazione delle maniche andremo a lavorare sempre dello stesso verso. Io adesso continuerò a lavorare, come vi dicevo, qui ho lasciato i miei 8 ventagli, andremo a lavorare in tondo, quindi sempre lo stesso motivo, lavorato in tondo e non più a giro di andata e ritorno, quindi si chiuderà tranquillamente con una maglia bassissima, ma poi ve lo faccio vedere, e continuerò a lavorare la manica da questo lato sempre con il bianco, mentre la manica da questo lato sempre con il senape, in modo da avere proprio una parte di un colore e la parte di un'altra.
Non ho invece cucito ancora sul davanti perché in realtà quando me la sono provata anche come giacchetta non è niente male, però voglio vedere una volta con le maniche come fare. Quindi una volta che ho realizzato anche le maniche, come vi ho detto, deciderò se andare a cucire anche la parte centrale, quindi fare una maglia come avevo pensato e quindi poi continuare una lavorazione anche sotto per terminarla, oppure se lasciarla come giacchetta. Mi piace un po' lo stile un po' strano di avere questo effetto doppio colore, però vediamo una volta fatto le maniche come procedere. Quindi usando sempre l'uncinetto il numero 6, adesso andremo a lavorare sempre lo stesso motivo, lavorando però in tondo. Quindi vado dove ho fatto la cucitura sotto dello scalfo e mi vado ad agganciare con il mio filo e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi una, due e tre. Prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. E poi vado a lavorare normalmente come ho sempre lavorato fino adesso, quindi vado a fare tra le due maglie alte le mie due maglie alte, quindi vado tra le due maglie alte e vado a fare le mie due maglie alte, una e due, vado tra le due maglie alte successive e di nuovo due maglie alte, una e due, quindi continuo normalmente così per tutto il giro. Arriverò qui dove ho l'ultimo gruppo di due maglie alte, lavorerò sempre due maglie alte all'interno tra le due maglie alte e poi con una maglia bassissima andrò a chiudere il giro e ricomincerò da capo andando a fare sempre due maglie alte tra due gruppi di due maglie alte e continuerò così fino ad arrivare alla lunghezza della manica. Non so ancora se farò un polsino o lascerò la maglia aperta, anche in quel caso naturalmente vi dirò. So solo che, come vi ho detto, qui dove sto con la maglia col colore senape continuerò a lavorare con il senape, con quest'altro invece col bianco lavorerò come ho già iniziato a fare con il bianco. Allora, ho terminato di fare entrambe le maniche e io ho ripetuto il giro per 34 volte, sia col colore bianco, panna, come lo vogliamo chiamare, è un bianco sporco in realtà, sia col colore senape. Alla fine, riprovando la maglia, riprovandola, ho deciso di lasciare che sia una maglia. Quindi sono andata a cucire anche sul davanti e ho cucito per 27 centimetri. Adesso l'unica cosa che farò, siccome non la voglio lunga, ma voglio che sia una maglia da mettere sopra o a dei vestiti smanicati, o comunque sopra dei top, degli lupetti smanicati col collo alto, ho deciso che farò soltanto un giro di maglie basse, 1 o 2, devo ancora decidere, ma vi farò sapere, col colore, con lo stesso colore panna. Quindi farò 1 o 2 giri di maglie basse, giusto per rifinire il basso, e poi la nostra maglia sarà terminata. Allora, alla fine ho soltanto fatto due giri di maglie basse e per poterle fare sono andata a fare due maglie basse in ogni maglia orizzontale, quindi non sono entrata nel foretto, nel foro piccolo, ma soltanto due maglie basse in ogni maglia alta orizzontale e naturalmente una maglia bassa dove ho la cucitura. E ho ripetuto questo per due giri e basta. Come vi ho detto, dovevo solo rifinire sotto, non volevo farla più lunga. In realtà avrei potuto anche rifinire le maniche, però mi piace come sono venute larghe, non avevo bisogno né di stringere né di allargare, quindi le lascio così come sono venute. Quindi si può dire che il nostro maglioncino è terminato.